Buon anno, 1º gennaio 2023 da Croviana in Val di Sole, riprese interne perché a causa di qualche sintomo post-influenzale non mi posso permettere di stare all'esterno. E eccoci qui giunti a questo nuovo tutorial, il primo dell'anno, che appartiene sempre alla playlist sulle control charts e i piani di campionamento per dati variabili. Oggi proseguiremo con l'analisi delle control charts per dati e attributo, in particolare ci occuperemo della MP chart. Ci vediamo tra pochissimo per la slide introduttiva. Eccoci quindi alla slide introduttiva che si chiama appunto Control Charts MP Chart e partiamo con un ripasso di quello che abbiamo visto nei tutorial precedenti, dove abbiamo già più volte trattato le control charts per dati e attributo che abbiamo visto essere le seguenti. Nel tutorial precedente abbiamo trattato la P-chart, oggi tratteremo la MP-chart. Nel precedente tutorial avevamo inoltre visto come le control charts per dati e attributo si leghino ai concetti di defect e defective unit. Riproponiamo qui i concetti per facilità di comprensione di questo tutorial, dove il defect è una non conformità qualitativa, quindi un difetto sostanzialmente, quindi non è un prodotto, è un difetto che non si esprime in numeri perché appunto è una non conformità qualitativa. Quindi se pensiamo a un prodotto magari di stampaggio, ecco che un prodotto che ha una macchia, una crepa, uno scolorimento o anche tutte e tre, è un prodotto affetto da defect. Quindi macchia, crepa e scolorimento sono dei defect che possono presentarsi su un prodotto. La defective unit invece, a differenza del defect, è proprio un prodotto che si caratterizza per avere almeno un defect. Potrebbe avere una macchia, due macchie, una macchia, una crepa, uno scolorimento, una macchia, due crepe, uno scolorimento, ma almeno una, perché avendo almeno un defect, il prodotto si caratterizza per essere non conforme. Ed è ovvio che chi giudica la presenza o meno di uno o più defect è un controllo e quindi la defective unit viene dichiarata non conforme, quindi un prodotto non conforme quando sottoposto ad un controllo di qualità. E chiaramente una defective unit è un prodotto non conforme e può avere uno o più defect. E abbiamo visto che ci sono control charts, sempre nel precedente tutorial, che mirano a tenere sotto controllo l'andamento delle defective units ed altre che mirano a tenere sotto controllo l'andamento dei defects. Le attribute control charts, che mirano a tenere sotto controllo le defective units sono appunto la P-chart e la MP-chart, mentre le attribute control charts che mirano a tenere sotto controllo i defects sono la U-chart e la C-chart che tratteremo nei prossimi tutorial. Quindi adesso possiamo mettere a confronto la P-chart di cui abbiamo parlato nel precedente tutorial e la MP-chart che è la chart per dati attributo, come lo è anche la P-chart che tratteremo in questo tutorial. Abbiamo già visto che hanno degli aspetti in comune, ma vedremo che ci sono anche delle differenze. Il primo aspetto in comune, lo abbiamo appena visto nella slide precedente, ed è il fatto che sia la P-chart che la MP-chart mirano a tenere sotto controllo le defective units, che chiameremo DU. Quindi se la feature in esame è se tengono sotto controllo le defective units o i defects, entrambe, e questo è un aspetto in comune, tengono sotto controllo le DU. Ma se parliamo di cosa graficano sull'asse delle Y, ricordiamo che tutte le control charts sull'asse delle X hanno lo sviluppo temporale dei lotti, quindi lo sviluppo nel tempo di un andamento. La P-chart grafica sull'asse delle Y la proporzione di defective unit in un lotto che viene chiamata P, mentre la MP-chart grafica non la proporzione ma il numero di defective unit in un lotto. Valore che viene espresso con la formula MP che vedremo nelle prossime slide. Altra differenza fondamentale come feature è la dimensione del lotto. Nella P-chart, lo abbiamo visto nel tutorial precedente, la dimensione del lotto non è costante nel tempo, mentre nella MP-chart è costante nel tempo. E possiamo passare quindi ad un esempio di una MP-chart. Questa tabella riporta 10 valori, che sono questi, che verranno riportati sull'asse delle Y di una MP-chart. E rappresenta l'andamento di prodotti finiti in un reparto di produzione
che vengono sottoposti a un final testing e che viene effettuato al 100%. Quindi tutti i prodotti finiti vengono testati. Ovviamente alcuni passeranno, altri non passeranno. Il responsabile di produzione vuole appunto monitorare quanti sono i prodotti finiti che non passano il final testing. Come si sviluppa questo monitoraggio? Volendo sapere il numero di defective unit, quindi quanti sono, e sappiamo quindi che le defective unit sono dei prodotti, quanti prodotti non conformi ci sono in un lotto. E abbiamo detto che questa è un MP chart e quindi il lotto ha una dimensione costante. Quindi quanti sono i prodotti che non passano il controllo al 100% su 2000, perché 2000 è il taglio del lotto in questo caso. E lo vediamo, quindi diciamo che abbiamo 10 giorni di produzione, il lotto corrisponde al giorno, cioè nel giorno 1 vengono prodotti 2000 pezzi, quindi questo è il lotto 1, perché sono i 2000 pezzi prodotti nel giorno 1. Su questi 2000 tutti vengono testati al final testing, quindi test al 100%, 23 su 2000 non hanno passato il test e verranno quindi scartati o rilavorati, e questo è il numero di defective unit per lotto. Nel giorno 1, nel giorno 2, altri 2000 pezzi, vedete che il taglio del lotto, la lot size, rimane costante, sempre 2000. Su 2000, tutti sottoposti al controllo final testing al 100%, 16 su 2000 non hanno passato questo test e quindi verranno scartati o rilavorati nel giorno numero 3, e quindi terzo lotto, sempre di 2000 unità, 17 sono quelli su 2000 che non hanno passato il test e via dicendo. Ecco, se espandiamo la tabella, notiamo come queste sono le prime tre colonne che c'erano anche nella tabella precedente, aggiungiamo queste ulteriori due colonne. Questa è la colonna della proporzione P, che abbiamo già visto, è un concetto che abbiamo esplorato bene nel precedente tutorial riguardante la P-chart ed è il rapporto fra questo valore e questo valore. Quindi il numero di defective unit sul numero totale di pezzi di prodotti finiti appartenenti al lotto, e si ottiene la proporzione che è 0,0115 nel lotto 1, 0,008, cioè 16 diviso 2000 nel giorno numero 2, e via dicendo. Questi sarebbero i valori che verrebbero graficati sull'asse delle Y di una P-chart. Ma perché non grafichiamo questi? Intanto perché stiamo trattando una MP-chart, ma poi perché abbiamo visto che il lotto nella P-chart non mantiene una dimensione costante, e invece in questo caso mantiene una dimensione costante, per cui graficheremo questo valore, okay, che è MP, ed è per questo che si chiama MP chart. Che cos'è MP? Non è altro che il prodotto dei due termini N e P. P, abbiamo appena visto, è questa proporzione, quindi in questo caso il valore di P è 0,0115, il valore di proporzione che abbiamo visto in questa cella. Viene moltiplicato per N. N che cos'è? Non è altro che il numero di pezzi nel lotto, che sono 2000, e che è il valore costante. Lo vedete da qui, la lot size, il taglio del lotto, rappresentato dalla lettera N, ma lo avevamo visto anche nella tabella della slide precedente, vedete che la letterina N tra parentesi c'era anche qui. Quindi 2000 per 0,0115 dà esattamente 23. E vedete, quello che avevamo espresso poche slide innanzi, che 23 non è solo il numero di defective unit per lotto, perché vedete che il valore è lo stesso, ma è anche dato proprio dal valore di NP, quindi N per P. E quindi MP è il valore che graficheremo sull'asse delle Y. Nel giorno 2 il valore 16 si ripropone, perché si moltiplica il valore della proporzione 0,008, che è qui, per N, che rimane 2000. E quindi abbiamo 16, quindi 23, 23, 16, 16, e via dicendo, i numeri sono sempre quelli. Questi sono quindi i valori che graficheremo sull'asse Y di una MP chart. E lo vediamo qui. Questa è proprio la rappresentazione grafica della MP chart. Cosa rappresenta quindi questa prima X che ha questo valore sull'asse delle Y? È proprio il valore V1, che rappresenta il numero di defective unit sul primo lotto di 2000 unità, che era appunto 23. Quindi questo valore sull'asse delle Y è il valore di 23, che è dato appunto da N per P, dove N è 2000 e P che è 0,0115. Lo abbiamo visto nella tabella della slide precedente. Ed è il primo valore, perché ricordiamo che sull'asse delle X c'è lo sviluppo temporale dei lotti, quindi questo è il primo lotto, quindi il lotto del giorno 1, valore 23. Cosa rappresenta invece la seconda crocetta? La seconda crocetta è un valore V2 che si ottiene esattamente moltiplicando N per P
relativamente ai dati del secondo lotto, quindi n sempre 2000 perché rimane costante per la proporzione del secondo giorno, quindi secondo lotto 0,008 si ottiene 16 e fatti vedete che questo è il secondo lotto, sviluppo temporale dei lotti verso destra, secondo, con un valore più basso rispetto al 23 che è 16 e si vede come il valore sia calato e via dicendo tutti gli altri punti. Quindi abbiamo capito come si sviluppa una MP chart. Che cosa rimane da discutere sulla MP chart? Rimangono semplicemente da definire i limiti di controllo, quindi l'UCL e l'LCL. I control limits della MP chart si calcolano anche in questo caso come per la P chart nel modo classico. Il modo classico è avere un valore medio centrale più 3 volte la deviazione standard per l'UCL, meno 3 volte la deviazione standard per l'LCL. Solo che la deviazione standard in questo caso, come anche nella P-chart, è la deviazione standard per le distribuzioni dati attributo e quindi è questo termine sotto radice quadrata, sia qui che qui, che ci dà la deviazione standard. Quindi vedete un valore medio NP0 che c'è in tutti e due, meno 3 volte la deviazione standard per LCL più 3 volte la deviazione standard per UCL. L'unico termine nelle due formule a cui dare un significato è P0, perché il 3 lo sappiamo, la radice quadrata lo sappiamo, l'1 è un numero costante, n sappiamo essere 2000, che cos'è questo P0? Beh, P0 non è altro che il valore medio della proporzione che deriva dallo studio preliminare dei dati. Ora, quando abbiamo trattato la definizione dei limiti di controllo per le control charts e per questo vi rimando al tutorial numero 44, avevamo visto che sia la deviazione standard, nel caso di dati variabili, sia il valore medio si devono calcolare, diciamo, da uno studio preliminare, quindi prima di mettere in piedi le control chart, perché le control chart per essere messe in piedi devono avere i limiti di controllo, quindi prima di partire con un monitoraggio di una control chart bisogna definire i due limiti tramite uno studio che deve raccogliere almeno una cinquantina di dati. In questo caso dobbiamo raccogliere almeno una cinquantina di lotti da 2000 pezzi spalmati meglio su un anno di produzione, quindi diciamo che se facciamo dai 4 ai 5 lotti al mese per 12 mesi otteniamo un valore di lotti che va da 48 a 60, quindi va più che bene, e quindi 48, da 48 a 60 lotti di 2000 unità, bisogna testare tutti questi prodotti e capire per ogni lotto qual è il valore di P. Si fa il valore medio di P di questi, diciamo una cinquantina di lotti, e questo valore è P0 e questo valore di P0 verrà messo qui. Ecco. A differenza della P-chart, come ricorderete dal tutorial precedente, la MP-chart ha due control limits fissi, cioè ovvero un unico UCL ed un unico LCL. Ma perché? Perché gli unici termini nelle formule che abbiamo appena visto e che riproponiamo qui, che sono N e P0, vabbè, poi ci sono 3 e 1, ma questi chiaramente sono termini costanti, sia N che P0 per definizione sono valori costanti. N è 2000, in questo caso potrebbe essere un altro valore per un'altra MP chart, ma non cambia nel tempo e P0, come abbiamo detto, è un valore che si calcola sui dati dell'anno precedente, quindi un valore che per tutto il tempo che io tengo la control chart non cambia e quindi questi due valori vengono univocamente determinati e non cambiano più, per cui la MP chart ha i limiti fissi. Questo è il grafico della P chart che abbiamo messo nel tutorial precedente, dove si vedeva che cosa? Si vedeva appunto che UCL ed LCL non erano due linee fisse, quindi dritte, costanti, ma erano due linee spezzate perché variavano continuamente in base al valore del lotto. E la differenza, infatti, un'altra delle differenze fondamentali tra la P-chart e la MP-chart, appunto, è che la P-chart ha i control limits non fissi che sono variabili, mentre la MP chart ha i control limit UCL ed UCL che sono fissi, quindi rappresentati da queste due righe rosse dritte che non cambiano. Vedete proprio la differenza fra la P chart che ha due righe rosse spezzate e la MP chart che ha due righe rosse dritte. Eccoci qui, il video, come avrete capito, è giunto al termine. Vi ringrazio di essere stati con me. Vi rinnovo, gli auguri di un buon 2023
Vi ringrazio per questo fantastico 2022 che si è concluso con 572 iscrizioni, ma più di 250 iscritti quest'anno, oltre 1500 ore di visualizzazione, quindi è stato assolutamente un successo per il canale. Ho fatto anche il video di ringraziamento per i 500 iscritti, ma ormai già puntiamo ai 600. Che cosa mi posso augurare per il 2023? Che il canale continui così, magari non dico i 1000 iscritti, ma arrivarci molto vicino sarebbe un bel target, e comunque tutti questi traguardi sono merito vostro. Per cui vi ringrazio, vi rinnovo gli auguri e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!